Secondo successo consecutivo per l'Aquila che tra le mura amiche del Gran Sasso a Concia supera per 2-0 la Bacigalupo Vasto Marina. L'Aquila fa esordire il terzo completo da gioco in nero-verde, classica divisa a strisce bianco-blu invece per gli ospiti. Al 23esimo padroni di casa vicinissimi al vantaggio d'Ercole si incunea bene nell'area vastese e serve a rimorchio Carbonelli che scarica a rete col piattone ma trova l'intervento miracoloso di Gurbic che in allungo gli nega la gioia del gol. Gol che arriva al 27esimo traversone di Ruocco dalla sinistra, Costa appostato all'altezza del secondo palo, prende il tempo ai difensori avversari e di testa mette alle spalle di Gurbic. Al 39esimo poi l'Aquila raddoppia la marcatura, è un vero e proprio gioiello griffato di Ruocco. Il numero 24 ha spazio e scocca un destro a giro che colpisce prima la traversa, poi il palo e alla fine si infila alle spalle di un immobile Gurbic. Ripresa al settimo, la Bacigalupo ha la chance per rientrare in partita, ma la girata di Devizia trova il salvataggio sulla linea di Brunetti. L'Aquila risponde al 12esimo taglio di Ruocco a Costa, prova la correzione in scivolata ma mette alto sopra la traversa. Nel prosieguo della ripresa gli uomini di Federico Giampaolo amministrano senza eccessivi patemi e nel finale tornano a pungere con Ranieri entrato in corso d'opera. Il 9 aquilano dapprima tira a giro trovando la risposta a due mani di Gurbic, poi ci riprova con una vera e propria fucilata che però l'estremo difensore vastese alza in angolo distinto. E questa è l'ultima emozione del match. L'Aquila incamera quindi 3 punti e continua la sua rincorsa alla vetta della classifica. La Bacigalupo Vasto Marina cercherà invece il riscatto domenica prossima in casa con il Capistrello. Potevamo fare più gol perché abbiamo avuto diverse occasioni abbastanza limpide per chiudere la partita definitivamente. Però la squadra il primo tempo mi è piaciuta molto perché è stata aggressiva rispetto alla gara con la Torrese, che eravamo più attendisti, invece siamo andati a prenderli alti. E infatti primo tempo bene. Ci manca ancora quel pizzico di cattiveria per chiudere la partita, perché abbiamo avuto diverse occasioni per chiuderla definitivamente. Purtroppo non so se è un limite o una questione di personalità, di cattiveria, perché io penso sempre che un giocatore voglia sempre fare gol. Di conseguenza dobbiamo essere più cattivi, perché poi le partite non si sa mai come vanno a finire. Però era importante dare continuità di risultato. È stata una partita dove abbiamo speso tantissimo. Adesso è importante recuperare energie mentali e fisiche, perché mercoledì abbiamo un'altra partita. Poi ne avremo domenica, abbiamo 5 partite in 15 giorni, per cui è importante recuperare. I primi 10 minuti un po' così e così, poi appena abbiamo fatto il gol dell'1-0 ci siamo, diciamo, rilassati un po' e abbiamo fatto il 2-0 e poi lì abbiamo, secondo me, gestito la partita. Siamo venuti con l'idea assolutamente anche di giocarcela, rispettando tantissimo l'avversario, cercando di metterlo in difficoltà per quello che sono le nostre caratteristiche. Devo dire che i ragazzi sono stati comunque bravi, attenti, perché abbiamo interdetto molto il gioco. Pjanic, che di solito è devastante, non ha dato assolutamente ritmo all'Aquila. Abbiamo pegato su palle lunghe, lungo-corto sugli esterni, abbiamo fatto degli errori venali, determinati probabilmente dalla gioventù, poi Di Rocco ha fatto un eurogol e ci sta. Ci sta, quindi l'importante era non fare brutta figura, tenere il risultato in bilico. Mi sembra che comunque c'è stato anche un salvataggio sulla linea da parte vostra. Naturalmente anche Chris ha parato, il nostro portiere, ci mancherebbe, è stato anche uno dei migliori. Però lo sapete meglio di me, a volte le gare sono determinate da degli episodi, oggi sono stati così, pazienza, dai. Non era la gara che dovevamo fare oggi della vita, la nostra.